Amici, bentornati sul canale 9000 Giri, elaborazioni autosportive. Oggi siamo qua in compagnia di questa bellissima Mercedes GLC turbo diesel, dove il cliente ci ha chiesto appunto, come di consueto sulle macchine turbo diesel, di intervenire per quanto riguarda il sound. Quindi vi abbiamo già presentato, credo, qualche centinaio di volte i vari componenti. Queste sono le scatole vuote nel mentre Max sta facendo il lavoro. Facciamo vedere, è chiaramente in corso d'opera, vi facciamo vedere dove è stato posizionato, se riesce a passare da sotto, dove è stato posizionato il risuonatore, che è questo, e poi dovrà ancora Max montare le due centraline che andranno montate all'interno e la seconda cassa. Devi ancora montare la seconda cassa, giusto? Sì, la sto facendo adesso. La seconda cassa che praticamente va a enfatizzare il tono degli alti. Quindi non si vede nulla da un punto di vista, diciamo, esterno. Le due casse sono completamente nascoste. Qua c'è l'apparatia anticalore in maniera tale che non sia troppo vicino allo scarico. Qua lo scarico passa abbastanza vicino, però comunque c'è questa protezione di metallo, quindi non dovrebbe dare problemi particolari. Il lavoro è ancora in corso d'opera, però questo era il punto più logico dove alloggiare questo risuonatore. Come vi ho detto tante volte, è un risuonatore che viene della Maxhaust in versione bridge, quindi l'ultima versione che da un punto di vista prestazionale e di timbro è la migliore che abbiamo mai sentito, quindi anche a livello di concorrenza non costa un pochino più delle altre, ma vale sicuramente la spesa. Il sistema, ve lo spiego per l'ennesima volta, è completamente omologato, perché come vedete non tocchiamo strutturalmente nessuna parte della vettura, è solo aggiunta, sono aggiunte queste centraline, vengono aggiunti due risuonatori. La parte strutturale dello scarico rimane assolutamente come l'originale, quindi dovessero fermarvi, chiaramente vi fate vedere da dove proviene il suono e non vi possono assolutamente dire niente, né per controlli in strada, né per revisioni se la macchina fosse né per garanzie se la macchina fosse in garanzia, né tantomeno durante le revisioni. È ovvio che quando la portate in concessionaria o andate a fare la revisione, anche per una questione di educazione, conviene spegnere il risuonatore. Però diciamo che come sicurezza, per non avere dei problemi, questo genere di sistema è assolutamente sicuro. Un'altra delle caratteristiche, così lo ribadisco, è il fatto che si può, una volta che uno dovesse decidere di vendere la macchina, si può smontare il risuonatore e montare su un'altra macchina, quindi anche quello è un aspetto sicuramente positivo da tenere in considerazione. E come dicevo, è un sistema che basta scaricare l'app dedicata a Maxhaust Bridge, si seleziona il tipo di macchina con il proprio telefonino, che sia Android o Apple, cambia, sono due, l'applicazione è la stessa, poi si linkano con i due sistemi diversi. A questo punto, con il proprio telefonino dialoga con la centralina Bluetooth e viene gestito il sistema in maniera molto semplice, quindi si può aumentare il volume, diminuirlo, spegnerlo, accenderlo, mettere gli effetti speciali e soprattutto selezionare sonorità diverse, perché ogni tanto può anche far piacere cambiare la tipologia di suono. Alla fine penso che ci siano una quindicina di suoni alternativi, quindi è anche bello ogni tanto, dopo un po' uno si stufa di avere un suono particolare, lo cambia, ne mette un altro e via discorrendo. Quindi è un sistema assolutamente intelligente. Ci sono tanti che magari non sono d'accordo perché lo considerano una sonorità finta, purtroppo non riusciamo a farvelo sentire certamente adesso, e anche facendovelo sentire con i microfoni che abbiamo non riusciremo mai a darvi la realtà del suono, perché ci vorrebbero veramente dei microfoni dedicati a questo genere di esigenza, cosa che noi purtroppo non abbiamo. Vi posso dire con assoluta franchezza che una volta che noi consegniamo le macchine ai clienti, la sonorità è come aver cambiato completamente lo scarico della vettura. Quindi una volta consegnato, la qualità e la soddisfazione da parte del cliente
tutte le volte che consegniamo è assolutamente massima, quindi rispetto ai primissimi che montavamo, che avevano qualche pecca, poi con l'andare del tempo la tecnologia si è evoluta, questi sono veramente il massimo della tecnologia, è come avere una linea di scarico sportiva montata in maniera specifica su quella macchina. Quindi questo è il concetto del Max Aust, questa è la centralina che poi andrà montata, che sarà quella che si collega con il CAN bus della macchina per prendere i giri della macchina, quindi nel momento in cui uno schiaccia sul pedale acceleratore ovviamente la sonorità cambia. Chiuso il discorso sul Max Aust, gli altri due lavori che ci ha chiesto il cliente sono la classica centralina C-Box, che è questa, quindi il classico centralina esterna che noi riprogrammiamo. Questa andrà montata specifica per questa macchina, che andrà montata nel vano motore con tutti i relativi cablaggi, e anche questa diciamo assolutamente perfetta per una macchina che è in garanzia, basta prima di andare in assistenza togliere la centralina, mettere il tappo di chiusura e la macchina torna a funzionare perfettamente come da originale. Quindi a livello proprio anche di sicurezza, per chiudere qualunque cosa, avere la possibilità in maniera del tutto autonoma di poter gestire l'attacco-stacco della centralina, anche se la macchina non fosse, ripeto, più in garanzia, è un valore aggiunto da tenere assolutamente in considerazione. Quindi questo è il secondo lavoro. E l'ultimo lavoro che ci ha chiesto il cliente è il servizio di verniciatura delle pinze dei freni, che sono queste pinze dei freni molto generose, che andranno appunto verniciate in colore rosso, adesso sono il classico colore standard grigio spento, in maniera tale da avere un'estetica appunto della pinza che a questo punto esce praticamente a livello estetico, avendo un cerchio di dimensioni molto generose, soprattutto fatto con questo sistema bicolor spazzolato nella parte diciamo perimetrale centrale e verniciato nella parte interna. Ovviamente questo lavoro riguarderà sia le pinze anteriori che le pinze posteriori, e sulle anteriori andremo poi ad applicare il logo adesivo Mercedes AMG per dare una valorizzazione ulteriore del lavoro che facciamo. In questo caso, quando facciamo il servizio di verniciatura delle pinze dei freni, questo è proprio un kit specifico, quindi non è una vernice generica, ma è una vernice ad alta temperatura che viene data a pennello, quindi non ci sono spray, non ci sono bombolette, ma bisogna proprio fare un lavoro a pennello, vengono date due mani, nella confezione c'è appunto il diluente, il pulitore, il pennello, c'è di tutto, però è la qualità della vernice quella che fa veramente la differenza. Ripeto, quando noi prendiamo questo genere di lavori, di solito chiediamo un fermo macchina di due giorni, in maniera tale che noi nel pomeriggio facciamo il lavoro di verniciatura, lasciamo asciugare tutta la notte il prodotto, il giorno dopo rimontiamo i cerchi e consegniamo la macchina al cliente. Quindi quando ci chiedete questo genere di servizio, sarebbe buona norma già pianificare due giorni di lavoro. Viceversa, un Max Aust e anche una centralina riusciamo a consegnare in giornata, ma se dobbiamo anche questo, per forza di cose andiamo al giorno dopo. Io direi che per il momento anche per questa Mercedes è tutto. Come al solito vi chiedo la cortesia di cliccare sulla campanella in basso a sinistra, perché è gratuita e non costa niente, per noi è molto importante, come è molto importante che voi vi iscriviate al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Per qualunque informazione sapete dove trovarmi. Un saluto, alla prossima.